Ciao a tutti, oggi sono qua per fare insieme a voi un nuovo book tag, o meglio booktube tag, perché infatti si chiama The Booktube Watching Tag, ho detto tag mille volte. Ho visto questo video molto interessante sulla community di booktube da Mercy's Bookish Musing, troverete poi il suo canale qua sotto in descrizione, così come il video originale di chi ha creato appunto questo tag. L'ho trovato molto interessante perché si riferisce ad una parte di YouTube, ovvero quella che si dedica ai libri e anche fumetti. Partiamo subito con la prima domanda che chiede: a quanti canali sei iscritto? Canali ovviamente che riguardano booktube. Me li sono segnati, sono andata a contarli uno per uno e sono iscritta a 64 canali, di cui 38 italiani, 4 ungheresi e i restanti americani slash inglesi. Sono rimasta un tantino sorpresa da questo dato, almeno dalle mie statistiche diciamo, perché poco più della metà dei canali che seguo che riguardano libri e fumetti sono italiani. Mi aspettavo che ce ne fossero molti di più, ma in realtà ne conosco veramente tanti, ma sono iscritta soltanto a quelli di cui seguo effettivamente con costanza i video. Passando invece alla seconda domanda, di solito quando guardi booktube? Quando ho tempo? Non c'è un periodo del giorno, della settimana preciso in cui mi metto, mi siedo e guardo i video inerenti appunto a libri e fumetti. Anche perché non sempre ci sono video che stimolano il mio interesse, seguo anche diversi canali che non pubblicano con frequenza, non pubblicano ogni settimana, quindi non c'è un periodo preciso in cui mi fermo a guardare i video. In genere ci sono due o tre canali di cui tendo a guardare quasi immediatamente il video appena esce, altrimenti quando ho veramente un attimo di tempo e magari non so cos'altro fare, ho voglia di rilassarmi un attimo, può essere benissimo alla sera, mentre sono in vasca, oppure semplicemente anche a colazione, invece che guardarmi magari il TG o qualche cos'altro, mi sparo un video per cominciare alla grande la mattina. Come bilanci il guardare booktube, leggere e realizzare i tuoi video? Questa è una cosa interessante perché in realtà non ci ho mai fatto più di tanto caso, nel senso che, come vi dicevo, guardo i video inerenti alla community quando ho tempo. Dipende anche dal tipo di contenuti che escono, perché non sempre trovo qualcosa che mi attiri particolarmente, e mi viene da dire la stessa cosa anche per la lettura, nel senso, quando ho un attimo di tempo leggo, non mi impongo mai di leggere un dato libro o un dato fumetto in un certo tempo, in un certo periodo della giornata. Vado veramente molto a sentimento per queste cose. In generale, quando ho del tempo libero, preferisco leggere se sono nel mood di leggere, insomma, se sto leggendo qualcosa che mi sta appassionando e che mi piace particolarmente, quando ho tempo leggo quello. E poi, se ho voglia, guardo video. Per quanto riguarda invece realizzare i miei video, in genere preferisco filmare la mattina. E anche qui non è che posso filmare tutte le mattine. Quando ho una mattina libera, non ho altri impegni, filmo, mi metto lì quella mezz'oretta fra il prepararmi, organizzare il video e stop. Poi l'editing lo faccio di solito la sera, a meno che non sia indietro con i video da filmare per il canale. In genere quando è sera, quando sono struccata, quando insomma non ho nient'altro da fare, mi metto lì a editare e poi caricare il video. Non ho una vera e propria scaletta, certo mi organizzo perché cerco sempre di trovare almeno un giorno a settimana per filmare i video che vi propongo qua sul canale. A volte ho tante cose da fare di cui vorrei parlarvi, quindi i giorni in cui filmo sono più di uno. Altre volte invece magari non ho voglia di filmare, quindi non è una cosa che faccio in maniera obbligata. Se mi sento di filmare e appunto ci sono le condizioni per farlo, ad esempio è mattina, c'è della bella luce, sono presentabile, allora mi metto a filmare, altrimenti rimando ad un altro giorno. C'è differenza fra i video che ti piace guardare e i video invece che ti piace filmare? Direi di no, nel senso che non filmo mai un video che non mi piacerebbe poi guardare. Allora, io non riguardo mai i miei video perché non mi piace vedermi, non mi piace sentirmi. Infatti editare i video è orribile per me, però in genere il tipo di video che vado a filmare non è mai qualcosa che io in prima persona da spettatrice non guarderei mai. Cerco sempre di proporre qualche cosa che piace in primis a me, quindi sotto questo punto di vista non c'è differenza.
Ci sono però tanti video che mi sono piaciuti, ma che non rispecchiano i video che faccio o per qualità dell'immagine o per la possibilità magari di partecipare ad eventi, fiere, la possibilità di incontrare degli autori, fare quindi delle interviste magari particolari. Non è il mio mestiere quello di fotografare e filmare, quindi sono un po' un'incompetente in questo settore. Cerco comunque di dare il mio meglio e in questi anni facendo, provando, ho comunque trovato un mio stile e ho imparato, diciamo, sulla mia pelle quello che mi serve poi effettivamente per il canale. Arriva adesso una bella domanda. Qual è stato il primo booktuber al quale ti sei iscritto? E lo segui ancora? Sì! Prima ancora di dirvi qual è. Sì, lo seguo ancora con tanto piacere. Il primo canale di booktube, il primo booktuber a cui mi sono iscritta è stato Dario Moccia. Ai tempi non avevo la più pallida idea che esistesse una community dedicata alla lettura, non conoscevo quindi questa terminologia, non sapevo che ci fosse gente su YouTube che parlasse di libri, ma conoscevo, avevo visto qualche video di questa persona che si occupava di animazione e fumetto. Quindi, in parte, io sì, lo definirei booktuber. È stata la prima volta che ho visto utilizzare YouTube per qualcosa di più culturale. Ed è stato per me una svolta, perché da lì si sono mosse tante cose e da lì poi ho preso coraggio per aprire questo canale, soprattutto per parlare di fumetti, perché ai tempi seguivo Dario Moccia, Caverna di Platone, 88 Ferro, tutti i ragazzi che parlavano di fumetti e parlando poi con una mia amica ci siamo dette, ma visto che, cioè lei mi fa, visto che tu vuoi aprire un canale YouTube, ti piacerebbe, perché non provi a parlare anche di fumetti, visto che non ci sono ragazze che parlano di fumetti? Magari ai tempi ce n'erano, ma io non ne conoscevo nessuna, e quindi è nato tutto da lì. E seguo ancora con molto piacere il canale di Dario Moccia, ho avuto anche la fortuna di incontrarlo e intervistarlo qua per il canale, quindi folle. Qual è invece l'ultimo canale al quale ti sei iscritto? Me lo sono andata a cercare, si chiama Do Cats Eat Bats. Questo canale è di una ragazza francese, io non parlo francese, lo capisco un po', per fortuna però ci sono i sottotitoli, e ho scoperto questo canale perché stavo cercando informazioni riguardo un manga. Ho digitato semplicemente nella barra di ricerca di YouTube il titolo di questo manga e mi sono apparsi diversi suoi video. Poi sono andata a vedermi per bene il canale e ho visto che parla principalmente di fumetto, manga, graphic novel. Mi è piaciuto molto lo spirito con cui filma, mi interessa particolarmente il topic, quindi per evitare di perdere di vista questo canale ho deciso di iscrivermi. Poi ovviamente tutti i canali che citerò in questo video li troverete linkati qua sotto in descrizione, penso che sia un po' anche il bello e lo scopo di questo tag, permettere la diffusione di nuovi canali, nuovi contenuti, e è una cosa bella. Condividi un tuo vecchio preferito, oltre ovviamente a citarvi Dario Moccia, di cui seguo sempre molto volentieri i contenuti, mi viene da citarvi ad esempio il filo di Arianna, visto che è un po' di tempo che la seguo e i suoi video sono quelli che in genere mi guardo immediatamente appena escono. Oltre ad apprezzare molto Arianna come persona, visto che ho avuto la possibilità di conoscerla, mi piacciono effettivamente molto i suoi video, non soltanto quelli dedicati alla lettura. Un altro canale che vorrei citarvi senza scadere nel banale, perché sapete, ci sono tanti canali anche italiani che mi piacciono molto, di cui vi parlo spesso, non voglio essere ripetitiva. Tra l'altro nella home del mio canale YouTube trovate una lista dei canali che visito più frequentemente, magari anche di persone che conosco, quindi particolari anche per quello. Volevo citarvi oggi invece Book Sundays. È una ragazza che ho scoperto tramite Instagram perché fa delle foto veramente molto calde, accoglienti, molto in stile hygge. Ho scoperto solo in seguito che aveva anche un canale YouTube che non è seguitissimo, ha tipo 1200 iscritti. E io la seguo da più di un anno, sono certa, quindi non me ne capacito perché mi piace molto il modo in cui parla di libri. È una ragazza inglese, mi piace molto il suo approccio perché si vede che ha tanta passione, che è molto entusiasta, non parla esclusivamente bene dei libri, fa anche delle recensioni magari un po' più negative, insomma, la trovo sempre sul pezzo, mi piacciono i libri che propone, quindi è tra virgolette una persona di cui mi fido perché vedo che abbiamo gusti molto simili e poi riesce sempre a farmi innamorare di un libro
libro nuovo, non solo attraverso i suoi video, ma anche attraverso le sue foto. Non c'è verso, non soltanto per l'estetica, ma proprio anche per quello che scrive. Condividi ora invece un nuovo preferito, e qua vorrei citarvene due. Il primo è Kirio 1984, un canale che ho scoperto 1 o 2 mesi fa circa. Stavo cercando qualche opinione sull'Uomo Senza Talento, un fumetto che ho letto recentemente che mi è piaciuto molto, e cercavo quindi altre opinioni a riguardo. Mi sono imbattuta nel suo video e mi è piaciuto tantissimo l'accuratezza, l'impostazione del video, la maniera approfondita con cui si è approcciato a questo fumetto, e da lì ho iniziato a guardare pian piano, non dico tutti i suoi video, però diversi. Quindi se vi piacciono i fumetti, siete appassionati, o semplicemente se vi state approcciando adesso a questo mondo, io vi consiglio di seguire il suo canale, perché è veramente molto valido. Per quanto riguarda invece i libri, una new entry, perché ha aperto il canale relativamente da poco, da qualche mese, magari adesso mi sbaglio ed è aperto da quasi un anno. Comunque, a parte questo, volevo citarvi Miss Fiction Books. Questo perché mi piace tantissimo il modo in cui Tiffany parla dei libri, non soltanto di quelli che le sono piaciuti tanto, ma anche di quelli che non le sono piaciuti. Secondo me ha una visione critica della lettura, non offende, non è mai too much per me. Riesce sempre a sottolineare i pregi e i difetti delle letture e a spostare, secondo me, l'attenzione del lettore verso alcune problematiche, oltre al fatto che ha una rubrica veramente molto molto bella dedicata al femminismo, il Feminist Friday, che porta avanti anche su Instagram. Qual è la cosa che ti dà un po' noia di BookTube, o che semplicemente non ti piace? Ad esempio Mercy, se non sbaglio, l'aveva intesa proprio come qualcosa che fanno gli altri che a lei non piace particolarmente, riferendosi all'editing. Per quanto mi riguarda, ci sono tante cose che non mi piacciono all'interno della community. Forse la cosa che più mi dispiace in realtà è che non c'è tanto sostegno, non ci si supporta, ma c'è tanta competizione e invidie. Spesso sfociano in scenate, in attacchi sui social, in frecciatine, che è una cosa molto infantile che si potrebbe veramente risparmiare, ed è una cosa quindi che non apprezzo particolarmente, perché questo tende a mettere in secondo piano quello per cui siamo qua su YouTube, tra virgolette, ovvero parlare di libri e fumetti in generale, parlare di una nostra grande passione. Come dicevo, questo secondo me va in secondo piano per via dell'eccessiva competitività di alcune persone, delle invidie riguardo ai numeri, alle visualizzazioni, le collaborazioni ad esempio con le case editrici, e così via. Che cosa hai imparato guardando i video di altri booktubers? Allora, ho imparato diverse cose. Innanzitutto la terminologia, perché non sapevo esistesse booktube, quindi non sapevo dell'esistenza dei book haul, dei wrap-ups, delle TBR. Quindi tutta questa terminologia l'ho imparata grazie alla community, soprattutto americana, che è quella che ho iniziato a seguire prima, diciamo. Poi ho scoperto che esisteva una community anche italiana di BookTube, quindi innanzitutto la terminologia. Più che imparato, ho conosciuto e scoperto tanti titoli nuovi, tanti libri che diversamente non avrei mai notato in libreria, o perché non ci sono effettivamente in libreria, o perché magari sono di generi che non pensavo potessero piacermi. Quindi mi sono arricchita tanto da questo punto di vista, perché ho scoperto tante cose nuove. Guardando poi i video degli altri, ho capito che cosa mi piace guardare e soprattutto che direzione vorrei prendesse il canale. Come vi dicevo poco fa, non faccio mai video che io in primis non guarderei, quindi guardare i video degli altri, tipo dei contenuti, il modo, il tono, l'approccio che hanno nel fare video, ho capito molto di come vorrei fare io video. Le cose quindi che mi piacciono, che secondo me funzionano per come sono fatta io, e le cose invece che dovrei eliminare, tenere meno, insomma smussare un po' per arrivare a quell'ideale, diciamo, che ho in mente. Qua non faccio riferimento al prendere spunto sulla grafica, i nomi, i tag, né a copiare spudoratamente qualcuno, perché come sapete io non copio, ma magari capire appunto l'approccio che si ha nel fare una recensione,
un tag, un haul. Siamo arrivati all'ultima domanda del tag, che in realtà è opzionale perché consiste nel taggare altri booktuber. Sì, oggi ne ho citati diversi, quindi mi piacerebbe vedere questo tag riproposto su questi canali, anche perché sono molto diversi dal mio e sono anche diversi fra di loro, quindi sarebbe molto bello conoscere qualcosa di più sulla loro storia, che cosa pensano di questa community, che cosa hanno imparato, quali sono i loro booktubers preferiti, insomma allargare sempre di più la nostra piccola cerchia. Ovviamente se volete riproporre questo tag sui vostri canali, blog, sentitevi liberi di farlo, vi lascerò il video originale come vi dicevo all'inizio qua sotto in descrizione. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa avreste risposto voi, soprattutto perché avere l'opinione, diciamo, dello spettatore che segue la community di BookTube da fuori, tra virgolette, secondo me potrebbe essere molto interessante. Vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati sulle ultime news del canale e del blog, trovate sempre in descrizione il link al canale Telegram, dove vi aggiorno su tutte le ultime uscite, video, vocali, cose extra per tenerci sempre aggiornati. E niente, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!